Amici della Box, buonasera, ci troviamo qui al centro eventi e congressi polivalente di Subiano, praticamente con l'ideatore, l'organizzatore, il campione europeo recentemente conquistato nel 2013, Sokol Iachini, è responsabile, diciamo così, del team, omonimo team, che questa sera organizza un grandioso evento, un campionato italiano di questa kickboxing, che è uno sport innovativo per la nostra realtà aretina, ma che sta prendendo consistenza, certo, grazie anche all'interessamento del campione europeo Sokol, per gli amici Nicola. Allora Nicola, una bella serata qui a Subiano in questo grande spazio polivalente messo a disposizione per questo sport particolare. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ci siamo impegnati al massimo in questo mese e mezzo per organizzare questa manifestazione e di dare il meglio di noi. Voglio ringraziare tanto il maestro Herman Di Mauro, che mi ha dato una grossa mano per quanto riguarda questa manifestazione. E diciamo che in questa manifestazione l'abbiamo organizzato anche comunque per dare una parte dell'incasso per la Voa Voa, per la Sofia, piccola Sofia. E diciamo che comunque la kickbox è un bellissimo sport che non è, diciamo qua Arezzo hanno organizzato davvero poco, ed è un bellissimo sport ed è un peccato. È uno sport violento, Sokol? Assolutamente no, c'è molto più rispetto di tanti altri sport. Diciamo che siccome ho 28 anni, ho praticato un pochino tutto, questo ti insegna molto, ti insegna come si guadagna davvero il pane, perché comunque ti fai tanti sacrifici per raggiungere un obiettivo con un avversario dove ti picchi, dopodiché ti saluti e ci sei amico. Subiano, un grande centro, in poco tempo ha realizzato qualcosa con grande proselitismo, grandi numeri. Mi sono impegnato tanto in questo anno, mi sono impegnato in tutto e per tutto, perché adoro questo sport, perché vorrei che tante persone conoscessero questo sport. Ho avuto un grande aiuto dal mio maestro Herman Di Mauro, mi ha aiutato molto, mi ha dato un sacco di consigli con l'esperienza che ha di 20 anni come maestro, e io ho cercato di impegnarmi, ho dato il meglio di me e sono contento di quello che sto facendo e spero di fare ancora meglio. Non mi fermerò, continuerò, perché questo sport lo adoro, mi ha insegnato a camminare e vorrei che anche altri avessero quello che ho avuto io, insomma. Grandi soddisfazioni avute da questo sport. E cosa si può dire da questa emittente a chi si volesse avvicinare a questo sport, che sembra violento non è, ma è rispettoso dell'avversario, è rispettoso, certo, delle regole di gioco? Quello che vorrei dire alle persone che non hanno mai praticato, che possono avere un'idea che lo sport è violento, venite a provare, che non sarà così, e capirete in una settimana o due che c'è tanto rispetto dell'avversario e c'è tanto sacrificio per raggiungere un obiettivo, e quando ci sono tanti sacrifici per raggiungere un obiettivo c'è anche un significato, apprezzi molto più la cosa, cominci a capire cos'è il rispetto. Allora, l'incontro di stasera è imperniato su un aretino che ha conquistato recentemente il titolo di campione italiano e lo mette in palio contro un avversario praticamente. Sì, è Marco Squarcialupi, dove si è allenato anche a volte da me, però soprattutto l'ha seguito in particolarmente Herman Di Mauro, che è anche il mio maestro, che ti può parlare lui. Grazie Herman Di Mauro, non soltanto amico della kickboxing ma di molte altri marziali, abbiamo avuto l'opportunità qualche anno fa di intervistarlo con i suoi grandi campioni. Allora, questa sera si presenta un campione, Marco Squarcialupi, non più giovane, che ha reiniziato praticamente, ha reinventato questa arte, chiamiamola marziale, però è veramente nobile questa della boxing. Kickboxing, che è nuova per il palato degli sportivi aretini, però ha già preso veramente consistenza in campo nazionale e internazionale. Sì, questo ritorno di Marco appunto all'agonismo fa capire come la kickbox è una disciplina che può essere praticata ad alto livello anche da persone magari non più giovanissime, che comunque sono riuscite a mantenere un certo livello di forma fisica. Voglio dire, Marco ha l'età di 50 anni, sta difendendo il titolo italiano, e quindi voglio dire, penso sia un ottimo risultato, una bellissima soddisfazione anche per lui, e la dimostrazione che questa disciplina può essere praticata anche a dai non giovanissimi, ecco. Quindi praticamente ad ogni età si può combattere, ad ogni età si può calcare un ring e quindi cercare di mettersi in competizione con i più giovani e portare il risultato con la passione e la determinazione di questo sport. Grazie Herman Di Mauro. E allora questa sera è un impegno duro per Marco, in quanto mi risulta l'avversario sia un avversario abbastanza tosto. Beh, sicuramente l'impegno è duro e l'avversario è preparato, comunque sia anche Marco è preparato, l'ho seguito anche Nicola Iachini, e si prospetta una bellissima serata ricca di emozioni e vinca il migliore. Sono sicuro che farà un bel combattimento. Noi ci apprestiamo a vederla.
non soltanto sport, ma anche la finalità, una finalità veramente nobile. Herman Di Mauro, che è il, diciamo così, il preparatore, è stato il preparatore non soltanto di Nicola ma anche di Marco. Allora, una serata di solidarietà. Sì, noi vogliamo dimostrare appunto che lo sport deve essere anche educazione, deve essere anche generosità, insomma deve avere un fine nobile, quindi noi diciamo dedichiamo questa manifestazione anche in favore di questa associazione e lascio parlare adesso il rappresentante. Bene. Il presidente degli amici di Sofia, Voa Voa, Guido De Barros. Allora, una serata a favore di questa giovane bambina, la finalità, abbiamo il presidente che ce la illustrerà. Senz'altro, intanto grazie a Nicola, grazie a questo evento per dare voce anche ad associazioni giovani come la nostra, ma pieni di vita. Dunque, intanto Sofia è il nome della bambina ed è anche mia figlia. Noi siamo nati proprio intorno alla nostra storia personale. A Sofia è stata diagnosticata una patologia neurodegenerativa che molti italiani hanno imparato a conoscere attraverso la televisione e le Iene. Partendo dalla nostra storia, però, abbiamo capito che c'è molto da fare per tutte le altre famiglie come la nostra che si ritroveranno a portare questa croce. È molto da fare contro l'indifferenza, molto da fare a livello di informazione sui diritti e la tutela di tutto ciò che esiste per queste famiglie, e queste famiglie non lo sanno. Noi abbiamo messo a punto dei servizi come Voa Voa da noi, che ospita una famiglia per 4 giorni e insegna mano a mano, prendendola sotto braccio, tutti i trucchi, diciamo così, del mestiere, ovvero come aiutarla a livello previdenziale, assisterla a livello sanitario, dandogli consiglio e orientamento. Noi di Voa Voa ringraziamo l'organizzazione Iachini, Nicola, per questa serata e per questo supporto economico di parte dell'incasso che c'è vitale per poter andare avanti, crescere e dare sempre più servizi e proporli sempre più a chi ne avrà bisogno. Quindi, se ho ben capito, non è soltanto un discorso economico, ma particolarmente di visibilità, particolarmente di comunicazione. E quindi il compito che dovrebbe fare l'emittenza, non soltanto locale, ma quella regionale e nazionale, di dare voce a chi purtroppo voce non è stata sinora data, Presidente. Sì, senz'altro. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica, perché questo genere di patologie, così come è capitata a Sofia, nostra figlia, può capitare veramente a chiunque. Quindi poi, quando capita, esiste sempre il giorno dopo la diagnosi, quando si torna a casa con un orizzonte che è molto breve e con la consapevolezza che il proprio figlio non sopravviverà a te, cioè in qualche modo andando contro una legge naturale. E quindi tutto questo dolore è una battaglia molto dura che si combatte quotidianamente. Noi abbiamo già fatto un tratto di strada e tutta la nostra esperienza la mettiamo a disposizione di quelle famiglie che, ahimè, perché capiterà, avranno la stessa croce da portare. Quindi il nostro ring è la vita, la nostra squadra è Sofia, è Voa Voa e voi siete il nostro pubblico e non solo, anche chi ci dà la nostra terra, la terra dove le nostre radici vogliono affondare. E con questo accorato appello auguriamoci che chi ha orecchie da intendere e intenda questo messaggio che il presidente di Voa Voa e papà di Sofia ha accuratamente mandato e rivolto al pubblico che sta ascoltando. Quindi non soltanto una generosità economica, ma una sensibilizzazione a questo diciamo, richiamo che purtroppo chi ha subito non sempre è in grado di sopportare personalmente. Quindi con l'aiuto di ciascuno di noi
possiamo attenuare, quantomeno cercare di confortare chi in questa situazione si trova. Grazie a Presidente Guido De Barros, Presidente Papà di Sofia, e che Vuovoa possa realizzare questi che attualmente sembrano sogni, ma si possono veramente realizzare. Grazie, sì, sì. E allora buona serata di sport. Grazie anche a voi. Regina sportiva e delegato della... Specialista in medicina sportiva e delegato dello sport regionale, il dottor Tommaso Regi, sempre presente a queste manifestazioni, una presenza importante ed indispensabile in quanto uno sport, anche se dicono che non è violento, ma chiaramente quando c'è contatto, e contatto in tutto il corpo, c'è pericolo praticamente di qualche infortunio, dottore. Ma posso correggere un pochettino il tiro molto... Lo sport è una cosa assolutamente utile per molti sensi, per educazione, per la crescita, per cavare da dei ragazzi degli uomini. Però non bisogna mai dimenticare che tutti gli sport hanno anche un rovescio, per cui può succedere che una disciplina che è fatta praticamente o prevalentemente di pregi possa anche inciampare in problematiche di ordine tecnico o fisico, per cui si può andare incontro anche a degli infortuni, sempre che non ci sia un comportamento sbagliato da parte degli avversari. Ma la valigetta che qui abbiamo davanti è la valigetta Toccasana, la valigetta da cui viene estrapolato praticamente il medicinale opportuno per cercare di alleviare le prime cure praticamente eventualmente alla parte offesa. Da buon taumaturgo il nostro dottor Regi ha sempre fatto fronte ad ogni evenienza con grande dimestichezza, Tommaso. Ma io ho avuto anche fortuna, nel senso che sono 38 anni che faccio questo mestiere e mi sono trovato solo due volte in casi purtroppo molto importanti, che poi però si sono risolti con il trasferimento in ospedale, e quindi può succedere anche queste cose. Però la cosa più importante è che nel mondo dello sport vengono insegnati dei valori positivi, viene insegnato prima di tutto il rispetto degli avversari, e io credo che almeno per la mia esperienza penso che lo sport sotto questo profilo funzioni piuttosto bene, perché non c'è accredite, non c'è il desiderio di fare male o di fare cose sbagliate, di prepotenze, via dicendo. E è bellissimo quando si vede due soggetti che lottano fra di loro e alla fine il perdente riconosce il merito del migliore e viceversa, quindi questo è sicuramente una cosa assolutamente importante da non fare smarrire, anzi da farlo crescere. Da sottovalutare praticamente in questo sport la regola del rispetto dell'avversario, la regola del rispetto delle regole che danno praticamente anche al soggetto che le pratica il carattere e la forza d'animo per proseguire nello sport come nella vita. Grazie al dottor Tommaso Regi, medico di gara, e che praticamente non ci sia bisogno di questa valigetta che, anche se magica, è bene che sia riposta in un angolo e senza mai utilizzata. E utilizzata al meno possibile. Grazie e buona serata, dottor Tommaso. Amici della box, buonasera.